già posizionata in cucina e sono sola, ma ancora solamente per qualche istante, perché sta per arrivare qui da noi un ospite, un maestro, il maestro dei maestri, un'eccellenza italiana ma famosa in tutto il mondo, il padre della pasticceria italiana, e io sono emozionatissima, il maestro Iginio Massari. Benvenuto maestro. Ah, mi chiamo Iginio Massari, no, benvenuto. Non riesco, l'ho sempre chiamata maestro e voglio continuare. Va così. Bene. Io da lei ho iniziato ad approcciarmi un po' alla pasticceria. Il maestro Massari è stato il primo negli anni Ottanta ad avere le sue pubblicazioni in edicola, lui è sor Germana e poi è addirittura allenatore, come giusto che sia, della squadra italiana nazionale pasticceri. Insomma, è un vanto italiano ed è il maestro della pasticceria italiana. Oltre al mio immenso onore averla a fianco oggi, cosa ci ha portato? Che ricetta ci propone? Propongo la Sacher innovativa. Ovviamente la Sacher in Austria è codificata da 120 anni, perciò ci sono degli schemi molto rigidi. In tutte le altre parti del mondo la fanno tutti come desiderano. Difatti io l'ho fatta a modo mio. Cosa ci occorre per preparare la sua Sacher innovativa? Allora, il pan di Spagna non lo faccio più negli anelli alti, ma li faccio in anelli alti un centimetro, perché poi metto l'anello nel pan di Spagna. Potrei cuocerlo così senza anello. Quindi ma se io lo classico cuocio così, il vapore esce a livello verticale. Sì. Se io lo faccio andare in orizzontale, il pan di Spagna sviluppa e rimane soffice. Quindi per le signore a casa parliamo del classico pan di Spagna che loro infornano in una sola tortiera e sì, che poi una volta freddo che vanno a tagliare. Impiega 25-30 minuti, sì. Questa qua impiega 6 minuti, perciò le uova non vengono strapazzate, i prodotti rimangono più gradevoli al palato. Seconda cosa, metto uno strato di confettura acidula che dà questa golosità al cioccolato. Sì. Ovviamente se non c'è un buon cioccolato e una buona crema abbiamo già sbagliato l'obiettivo. Tutti gli ingredienti, la farina giusta, le mettiamo confetture giuste. Mettiamo un po' di bagna inzuppando il pan di Spagna, perché questa umidità, quando noi abbiamo un prodotto che è umido e non molto asciutto, la percezione aromatica è molto più forte. Fantastico, io aspetterei ore e ore ad ascoltarlo, però allora, in realtà facciamo, perché se no io mi mangio tutto il cioccolato che allora, abbiamo sciolto. Mettiamo prima di tutto il latte a bollire. Sì. In questo caso, cara Ambra, me lo metti tu nel microonde. Certamente. Così facciamo prima. Certamente, allora maestro, però, gli dai un minuto al se primo lei mi colpo. Consente lo trasferisco in una ciotola io un ti po' più capiente. Tutto. Oddio. Vado a scaldare. Nel frattempo che io scaldo il latte, che qua già maestro Massari a casa, come un grande pasticcere, scalda il latte nel microonde. Possiamo sfatare questo mito del microonde che in pasticceria è utilizzato per alcune preparazioni? Il microonde è uno strumento necessario e su certi lavori ti dà la precisione. Ricordatevi che la qualità non è farla una volta ogni tanto, ma mantenere una linea. Il microonde, una volta che hai codificato i tempi, ti dà sempre lo stesso risultato. Certo, è vero. Mettiamo lo zucchero prima nella bacinella. Con lo zucchero mettiamo gli addensanti, in questo caso è amido di riso. Subito dopo grattugiamo il limone. Solamente la zest. La parte gialla. La parte gialla. Faccio un po' di musica, non sono capace a suonare, ma invece non è vero. Ma lei ha un'arte che è una dote innata. Prima di mettere i tuorli è meglio mescolare lo zucchero con gli addensanti, perché così non fanno grumi. Poi mettiamo i tuorli. Non serve montare, perché una volta che è montato inglobiamo l'aria e l'aria è un isolante, perciò ritarda la cottura. Due colpi e siamo a posto. Il latte è bollito, ne versiamo. Sì, sì, ha fatto quella leggera, stava per fare la pellicina. Una piccola quantità, poi mettiamo la rimanenza.
Adesso le dai 30 secondi al primo colpo. Certo. Grazie. Il limone lo togliamo. Maestro, ma lei è una lezione continua. Parliamo del programma, perché adesso lei sarà protagonista di un programma che si chiama The Sweet Man, sì, che andrà in onda il 27 marzo alle 13.15 su Sky 1 HD. Ci può dare qualche anticipazione? È un programma che io mi diverto. Magari chi partecipa un po' meno, perché sono riuscito a far piangere quasi tutte le ragazze. Ogni partecipante fa un suo dolce, io gli do una valutazione e intanto che lo fa lo correggo. Quindi maestro, in The Sweet Man i concorrenti sono dei pasticceri professionisti o sono amatoriali? Sono tutti amatoriali, ci sono anche dei grandi personaggi, c'è stato anche due persone che sono dei professionisti. Ma perché non mi ha chiamato? Ma uffa! Io ti ho chiamato, sei tu che non eri pronta. La crema è quasi pronta. Mi prende sempre in castagna il maestro, mannaggia. Adesso gli dai solo due volte 10 secondi, va mescolata con energia. Va bene. Dato che sei bravissima, la passi un attimo col mixer, no? Grazie. Certo, questo maestro me la fa passare sempre, perché così eliminiamo gli eventuali grumi, sì, o perché rimane più vellutata? Perché rimane vellutata. L'energia fa parte della qualità nel mondo della pasticceria. Vedi come hai energia? Beh, è una delle mie caratteristiche, l'energia, anzi, perché mi hanno insegnato degli chef... La mettiamo nel ghiaccio per farla raffreddare. Quindi la lasciamo adesso raffreddare sempre mescolandola, giusto? Deve scendere al di sotto dei 50 gradi. Va bene. E a posto di andare in palestra cerca di mescolare, sì, la crema. Grazie. Maestro, però noi giustamente ci siamo un attimo portati avanti e abbiamo la crema già raffreddata. Quindi a casa continuate a mescolarla onde evitare i grumi e avere la giusta consistenza. Però... Che è questa la giusta consistenza. Sì. Lucida. Cremosa. Sì, va bene. Mettiamo il cioccolato. Quindi crema pasticcera, arrivata alla giusta temperatura, alla giusta consistenza, è pronta ad accogliere il cioccolato fuso. La purè di nocciola e abbiamo, sì, un gusto di gianduia fondente. Stupendo. Bene? Sì. Prendiamo un sac à poche. Con la bocchetta, eccolo qua. La bocchetta va messa nel sacco e si taglia dopo. Sì, certo. Infatti erroneamente magari qualcuno a casa può tagliare il sacchetto e vedere se il diametro della boccuccia entra giusto. No, tagliatelo sempre dopo aver riempito. La giriamo. A meno che non siate i ginomassari, che lo fa così a ruota libera. Sulla mano, così non ci sporchiamo. L'ultima parola non è ancora detta. Venga, maestro. Mettiamo la crema ganache. Preferisco la Marisa, mi piace, sì, il nome di donna. La Marisa nel gergo dei pasticceri è il leccapentole, che è la spatola, è volgare. Una volta che abbiamo messo la crema nel sac à poche, prendiamo l'anello con... il cerchio di carta di acetato. Oppure accettato. Accettato? Sì. L'abbiamo accettato. L'abbiamo accettato. Mettiamo sul fondo il pan di Spagna. Lo inzuppiamo leggermente. Mettiamo lo strato di crema ganache in giro. Anche sopra. No?
Facciamo uno strato circa di 8 mm di crema. Quindi è sufficiente il pan del così il sac à poche, non c'è bisogno, c'è anche un equilibrismo. Non c'è bisogno di spatolarlo perché poi si aggiusta sovrapponendo un altro disco di pan di Spagna. Lo mettiamo un altro strato. Il suo pan di Spagna contiene anche questo, la farina di mandorle, come chiede la ricetta. Di nocciole. Lo schiacciamo leggermente, mettiamo la confettura lamponi fragole. Perciò mettiamo, oltre che a un gusto complesso, un sapore acido. Che è il giusto contrasto del cioccolato fondente, quindi che chiede un'acidità. Il cioccolato è molto untuoso anche se è acido, perciò un'umidità successiva va benissimo. Lei posiziona... Questo qua avevo detto prima che era di scorta, non si sa mai. Va bene. Lei vedo che posiziona il pan di Spagna girato al contrario. Perché così si imbebisce meglio di bagna. Esattamente. Là. Noi abbiamo il pan di Spagna pronto, le diamo un po' di crema ganache in superficie, o crema prince, come volete chiamarla. Che è una crema golosissima, che ricordiamo abbiamo ottenuto con la crema pasticcera addizionata a del cioccolato fondente già precedentemente sciolto. E pasta di nocciole. Quindi coperto il primo strato con la ganache, con la crema prince, spatolate l'ultimo livello, la superficie. Perché poi, maestro, questa superficie deve essere glassata. E questa superficie deve essere glassata. Ecco la torta. Bella passione. Questa va in frigo, tra due ore ci rivediamo qua. Va bene, noi ne abbiamo già una pronta, giusto? Sì. Eccola qui, che è quella che andremo a glassare. Adesso l'aiuto con la teglia. Si lasci aiutare, maestro, che per me è un onore. Allora, mi serve questa spatola pulita. Allora, maestro, siamo pronti per poter glassare la sua sacchera innovativa. Io nel frattempo le ho portato a temperatura la ganache di copertura. Mi dica lei se va bene e se è pronta per essere glassata. Va bene. Quindi riportata a temperatura, adesso lei si occupa della copertura della Quando si glassa si parte sempre dalla periferia. Mamma mia. Passiamo una spatolata. Là. E la torta è pronta. Maestro. No. Ma già fatto no. 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 Allora, prendiamo una teglia. Oppure se avete il tavolo di acciaio, va benissimo. Sì. Quindi adesso qual è il prossimo passaggio? Prendiamo la torta e la appoggiamo. La finitura. Qua. Okay. Quindi una volta glassata la torta, trasferita su una gratella, la lasciamo scolare un po' del cioccolato in eccesso. Gli diamo una pettinata. Allora, questo attrezzo come si chiama in pasticceria? Questo qua è un pettine, è un tarocco a pettine. Tarocco, ovvero una spatola dentellata che serve per le decorazioni. Sì. È pronta. È già bellissima così. E va ancora un attimo in frigorifero. Me la metti 10 minuti in frigo? Certamente. Grazie. Ovviamente per esigenze televisive di tempo ne abbiamo già una semi pronta, quindi già raffreddata. Quindi dopo quanto tempo va tirata fuori e arriva a questo risultato? Dopo un quarto d'ora. Un quarto d'ora di frigorifero. Adesso il maestro la posiziona sul piatto finale di portata per completare l'ultima decorazione. Domenica è la festa del papà? Ma certo, maestro. E allora auguri papà. Auguri anche a lei.
Adesso vogliamo ricordare nel suo programma The Sweet Man, che andrà in onda dal 27 marzo alle ore 13 su Sky 1 HD. È un programma che tutti devono vedere. Assolutamente. Perché vi prenderò per la gola, ma risveglierò i vostri sensi ipercritici. Ci ha già conquistato! Ed ecco. Ecco. Il dolce è già fatto. Cosa vogliamo dire al maestro Iginio Massari? Io sono curiosissima, seguirò tutte le puntate, avrò tanto da imparare. Grazie, oggi ho imparato moltissimo, per me è stato un onore. L'ho detto tutto il tempo, non finirò di dirlo. Grazie. Grazie, Abra. Grazie, grazie a tutti voi.